Ma hey, ben ritrovati a Underlink 91 in questo nuovo episodio di Nazome Eleven Ghost Strikers 2013. Come da titolo, oggi affronteremo il torneo Chaos. Ma i giapponesi non sanno parlare, quindi sarebbe Chaos. Ma chi se ne frega? Torneo Chaos contro la Chaos, la Alius Academy, i migliori della Alius Academy e i Dark Emperors. Le partite qui sono ancora facili, così come lo saranno anche queste e anche queste. Da qui potremmo già iniziare a fare sul serio, ma penso che le più difficili saranno, vabbè, queste qui e queste davvero davvero difficili. Quindi la squadra che ho composto oggi è basata anche su alcune dritte che mi avete dato. Ve l'ho chiesto io, quindi è giusto così. Ci sono personaggi, ben tre personaggi nuovi, di una squadra molto conosciuta e molto apprezzata. Iniziamo quindi con la Chaos e guarda un po', abbiamo Mistral o Kallus, mi sembra si chiamasse lui. Abbiamo Badap che sarebbe Bash, Lancer e Escaba che non mi ricordo come si chiama in italiano. Quindi cominciamo! Ovviamente loro tre hanno l'amicizia al massimo. Che ci porti a fare squadra se non hanno l'amicizia al massimo? Non ci sarebbe gusto. Ora il vero problema è segnare con loro, perché i tiri multipli non sono mai facili in questo gioco. Siamo pronti? Vai. Sperando che non si scolleghi troppe volte il controller, perché al mio controller piace scollegarsi di continuo. E che faccia? Ah, e cosa combino? Vai, subito un tiro. Tanto per vedere, insomma, Bash se è forte o no. Makasero, ma il cavolo Makasero. Sì, va bene. Ecco, grande Zanarco. Sarebbe Zanarku però. Zanarco perché è maschio. Più bello, no? Ah, per Bash ci vuole ancora un po'. Potrei veramente iniziare a caricarlo, ma no. Tiro. Sì, vabbè. Ha saltato l'avversario, ma ha fatto salto in lungo. Ha fatto, non lo so. Si è lanciato proprio verso il portiere. Frozen Steel. Sterzata ghiacciata. Bello. Il problema di quando si hanno queste tecniche è che consumano molto velocemente i punti se provi a usarle. E quindi devi farle prima che si finiscano i punti. Mannaggia. Il problema è proprio portarli in area. Vai, levati. Levati. Clean. No, clear. Com'è che si chiama lei? I nomi tradotti sono un po' odiosi. Da qui la faccio. E comunque sia, è una tecnica a tre giocatori, quindi devasta tutti. Da dovunque la usi devasta. E credo proprio che cambierò la formazione. Metterò Kallus un pochino più. No, Kallus Escaba o come cavolo si chiama, verso dalla parte di Tsurugi, perché Victor o Tsurugi, dato che è sulla fascia, sta messo molto meglio. Sì sì, consumatevi intanto il vostro burning. Vai, da qui. Shikuichi Monji. Bella questa. Me l'aspettavo un pochino più scenografica magari, però è bella comunque. Ah, Vuizu, perché certo vuole parare, no? Non è che c'è tanto da lavorare in questa partita. Falli tirare, dai, che ce frega. Lascialo sta. Ah, pensavo non tirasse, dico sai. Ok, una tecnica normale.
Penso che è una tecnica di livello 2 basti. Poi con Endo, insomma, Cosa? Mi prendi in giro? Spiegami come ha fatto. No, vabbè. No. Allora, voi volete proprio la guerra? Ah, senti, Akoso. Ah, ci riprovano? Ok. Iniziano ad essere forti allora, eh? Avanti, fate gol adesso. Fate gol adesso, vai. Voglio vedervi. Ci mancherebbe. Non lo so. Vediamo un po' che tiro c'ha lei. Lui. Mi sembra una femmina, scusate, ma... Ah, Deathspear, ok. È un maschio, però sembra una femmina. Oppure mi sbaglio io. No, è una femmina. È un maschio, È un maschio. Ora però io vorrei sapere come ho fatto a segnare prima con... Frozen Impact, perché non esiste. Ma dove ti presenti? Dove ti presenti? Via! Ah, eccola. Britannia Cross. Beh. Ok, però il portiere è stanco, eh. A meno che non è proprio che un livello 3 contro un livello 2 fa sempre gol. Cioè, no, per favore. Non cadiamo nel ridicolo. Senti la potenza e la morte! Death Break! Mamma mia. Che poi l'hanno tradotta con Doom Break in inglese. Proprio il nome più sbagliato non potevano. Anche se Doom significa sia morte che crucialità. Può essere tradotto anche con morte, quindi alla fine. Però è meno pesante come termine di death, che è proprio morte. Quindi alla fine cercano sempre di fare i giochi per i bambini. Anche quando non devono. Vai bello, dai che ce la fai, dai che ce la fai! Bloccalo! Vai! Gazelle, ad esempio, nella versione italiana è una femmina. Non si sa il perché. Quando invece è un maschio, sia nella versione giapponese che in tutte le altre. Ma dai! Lascio il pulsante per tirare Frozen Steel. Sì, vabbè. E poi non capisco se è acciaio. Acciaio di ghiaccio o steel tipo sterzata, no? Vai, bloccalo. Vai, in due. Bella, zio. Non a caso è italiano. Beh. Ah, tra l'altro, ho messo la mod italiana, ma ce n'è una versione più recente che però non metto per motivi piuttosto validi. Ovvero, è buggata. E quando si usano alcune tecniche, non so di preciso quali, ne ho lette alcune, ma non è completa la tabella. E quando si usano alcune tecniche, il gioco si bugga e si chiude. Si chiude da solo. Quindi vorrei evitare di incappare in qualche tecnica che potrebbe far chiudere l'applicazione. Perché io sto giocando, sì, con il Wiimote, ma da Dolphin. Perché non è che posso comprarmi un Wii o un Wii U inglese, giapponese solo per giocare a Strikers, no? Cioè, potrei, ma no. Anche perché costano un bel po', costano... Non so per quale ragione, ma costano davvero tanto Wii U e Strikers in giapponese. Bene. È andata male per quel gol. Finiamo la carriera mondiale. Finiamo questi tornei con un gol. Per ora. E andiamo contro la selezione della Helios Academy. Prima è andata piuttosto bene, ma... Ah, potrei un attimino cambiare... No, questo va bene così. Con la formazione, ma preferisco farla così a scaletta, in modo che quando mi porto qui, sia lui che lui sono entrambi posizionati, pronti per tirare. Hillman e Nelly come manager sono abbastanza buoni. Non mi lamento. C'è di meglio?
Non lo so, potrei provare a cambiarli. L'avevo già fatto, l'avevo provato con altri, ma mi sono sempre sembrati loro i migliori. Eria Gakue. Ok. No, va bene subito. Ci proviamo subito con Zanark. Break. Un po' lento come tiro. Potrebbe pararla, con una versione 2. Potrebbe farcela, No, invece no. È debole. Vabbè. Insomma. Comunque sia, per quanto riguarda i tagli delle partite, l'altra volta su Primo Strikers durante il torneo ho tagliato quasi tutte le tecniche per motivi di tempo, che poi veniva troppo lungo il video e non vi è piaciuto, quindi ho detto beh, con questo Strikers quando faccio i tornei vi do una regolata, ed è quello che ho fatto l'altra volta. Però se vedo che la partita risulta troppo statica, oppure con me che segno di continuo, allora penso proprio che taglierò tutta la partita. Tipo ad esempio adesso, questo è il secondo gol, ho fatto tutto quanto io fino ad ora, possesso di palla 100% mio. È un po' noioso, no? Sì, drill smashat, te l'ho fatto in faccia, Chiuchi Monji, lascia perdere. Che poi non è Chiuchi Monji, è come lo pronuncia che è proprio sbagliato. Neanche sanno parlare la loro lingua. Mi triggerò male. No, alcune parole hanno una pronuncia un po' strana, perché il giapponese come lo scrivi lo leggi, però crisantemo si scrive Kiku, se non sbaglio, e lui dice Chiuchi Monji. Però Chikyu significa anche terra. In terra inteso come mondo. Boh, strana. Una lingua molto strana. Però anche per questo è affascinante. Più che altro, ad oggi, no, i ragazzini che studiano il giapponese lo fanno perché hanno una passione per la lingua, che è stata trasmessa da anime, manga e videogiochi. Chi invece lo studia per lavoro è un altro conto. Però secondo me la maggior parte oggi lo studia per questi motivi, appunto. Tra i quali ci sono anche io. Che poi adesso ho smesso, ma riprenderò in un periodo non troppo lontano. Riprenderò a studiare anche la lingua. Ma seriamente. Il Death Breaku. Ah, questo è stanco, non ce la fa più. Dopo questa si è finito i punti energia. Ma anche i punti tecnica. Guardalo! Come lo evita! Come? Vai! Sfonda la porta! Buca la rete come in Captain Tsubasa! Vai! Vai così, Garu, oh yeah! Insomma, vediamo anche un'altra formazione, no? Dai, non mica sempre gli stessi. Poi con Paolo Bianchi in attacco. Eccolo, eccolo, Big! Mamma mia, Paolo! No! Porca miseria! Oh. Vai qui, davanti alla porta! Così fermo come una statua di sale! E tira! Vai! Para questo! Niente da fare. Voglio provare una cosa pazza. Una cosa assurda voglio provare a fare. L'ho visto fare in alcuni video, ma voglio provarci anch'io.
Eccolo! Eccolo! Mamma mia! Disaster Sword! Ah! Vabbè, era anche ovvio, voglio dire. E finisce così! Ok, è andata benissimo. Per l'ultima partita voglio fare una formazione un po' diversa. Così. Così la facciamo. Oh, non vedo l'ora. Non vedo l'ora! Non vedo l'ora! Sono molto emozionato. Contro la Dark Emperors. Insomma. Vediamo un po'. Ragazzi, questa non è bella per niente. Insomma, do tempo anche ai giocatori di caricarsi, perché sennò è inutile andare avanti. Dico portarsi avanti, non andare avanti. Mannaggia, Timmy Saunders! Che fai? Vabbè, però, non è tutto perduto, perché... Tutte le mani al cielo! Talmente tanta qualità che si è impallato il gioco. Mamma mia, ma devi portarlo dentro la porta e porti. Ti è piaciuta? Anzi. Guardalo mentre quello mi insegue. Bella questa comunque. E invece. Ciamodo! Comunicano a grugniti. Aspetta, con Zanark posso fare mix max con l'uragano. Vai, spaziamone via un po'. Cioè, lui fa il Miximax e dice Super Zanark. Gli altri dicono il nome del Miximax. Great Max Anaure, vabbè, certo. Ma dove andate? Chi siete? Cosa fate? Ma fermi. Fate più bella figura, lo dico per voi. Anzi, arrendetevi, facciamo ancora prima, Ce la sbrighiamo con un attimo. Sono Super Zanark, non ce la fai. Ragazzi, ma non lo capiscono. Attenzione, tira anche lui. Quindi double crash. Guarda questa mano Omega. È finita, signori, è finita, e se non è finita ci manca davvero poco. Finita!
Siamo quasi al massimo con tutti, raga. Il che è un bene. Ci aumenta di molto le statistiche. Cioè, ce ne aumenta 3 massimo. Magari poi anche la stessa a volte. Però serve per quando poi arriveremo nell'ultimo torneo, che lì sarà davvero difficile fare gol all'ultima squadra. Bene. Il prossimo sarà il torneo Girls. Vedremo se anche qui, che poi qui abbiamo, attenzione, la squadra delle ragazze, Dark Star e la selezione nazionale mondiale. O è quella giapponese? No, la selezione mondiale dovrebbe essere. Bene, il video termina qui. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!